L'Olanda ha poco meno di 8 milioni di abitanti, la nostra Lombardia ne ha 10. Anche il prodotto interno lordo dei Paesi Bassi è inferiore a quello della Lombardia. Tuttavia, l'Olanda viene ritenuto un paese emancipato, un paese molto libero. Peraltro, sapete che la prostituzione lì da tempo è libera, quasi da sempre è libera, così come è libera la vendita e il consumo di molte droghe. Ai ricchi, devo dire, bisogna osservare che l'Olanda piace, perché lì si sa, si pagano meno tasse, tant'è che molti la definiscono un paese, la definiscono un paradiso fiscale. L'Olanda si sta opponendo, insieme con la Germania per la verità, all'emissione di un titolo garantito da tutti i paesi dell'euro. Dai fondi che si potrebbero raccogliere, nascerebbero, sarebbero indispensabili per far ripartire l'economia non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa. Se non dovessero nascere i cosiddetti corona bond o euro bond, fra le poche disponibilità a cui fa riferimento per l'Italia ci potrebbe essere, uso il condizionale, il famigerato MES. Che Dio non voglia. Io sono sempre stato e mi sono definito senza vergogna un euroscettico. Oggi, vi confesso, lo sono ancora di più. Per oggi è tutto. Parola mia.